Ancora un'importante operazione coordinata dal procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, questa volta in provincia di Cosenza. I carabinieri del Comando Provinciale di Cosenza hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari di Catanzaro, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia Sempre di Catanzaro, guidata dal procuratore Nicola Gratteri nei confronti di 33 soggetti, 10 in carcere, 8 ai domiciliari e 15 obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria, indagate a vario titolo per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, estorsione tentata e consumata, aggravata dal ricorso al metodo mafioso. Detenzione illegale di armi da fuoco. Gli arresti sono giunti nell'ambito delle indagini relative ad una organizzazione criminale operante nell'area dell'Alto Tirreno Cosentino sotto leggida della storica cosca d'Indrangheta Muto di Cetraro. I dettagli di questa importante operazione sono stati resi noti nel corso di una conferenza stampa al Comando Provinciale dei Carabinieri di Cosenza, alla presenza del procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, dell'aggiunto Vincenzo Capomolla e dei vertici dell'arma provinciale. Anche un bunker in fase di ultimazione è stato scoperto a Cetraro. La scoperta è stata fatta nel corso di una perquisizione domiciliare nei confronti di uno degli esponenti di spicco del sodalizio. ...dedito al traffico di droga che operava, come dicevamo, sotto l'egida della Cosca Muto. I militari inoltre hanno trovato e sequestrato 700 grammi di cocaina e 2 kg di hashish. L'operazione ha coppito questa organizzazione operante in una fascia compresa fa Guardia, Premontese e Scalea... ...con al centro, appunto, Cetraro, mentre le piazze di spaccio sono state individuate e smantellate a Scalea, Santa Maria del Cedro... Belvedere, Marittimo, Diamante e Buonvicino. Le 33 misure cautelari eseguite hanno riguardato soggetti residenti nei comuni della cosca tirrenica cosentina, nella Locride e a Ivrea in provincia di Torino. Il sodalizio, secondo gli investigatori, ha puntato soprattutto sul traffico di stupefacenti. Ed è stata accertata una continua capacità di far fronte alle esigenze di droga grazie ad un broker operante nell'area della Locri, da dove arrivava la cocaina. La produzione di marijuana invece avveniva in maniera autonoma per teleionio Bruno Cirillo. Guardia di finanza, fiamme di solidarietà. Nei giorni scorsi, in relazione alla peculiare eh, connotazione del corpo della Guardia di Finanza quale moderna polizia economico-finanziaria a forte vocazione sociale, sono state organizzate dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria e dall'Associazione Volontari Italiani Sangue di Reggio Calabria, presso le caserme della Guardia di Finanza di Gioia Tauro e del capoluogo Reggino, due donazioni di sangue alle quali hanno partecipato i finanzieri in servizio nella provincia appunto, di Reggio Calabria. La raccolta ematica eseguita mediante l'utilizzo di un'auto emoteca dell'unità mobile di raccolta di Reggio Calabria rientra nelle iniziative contemplate dal cosiddetto protocollo d'intesa siglato il 3 ottobre 2019 fra appunto il Comando Regionale Calabria della Guardia di Finanza e l'Avis Calabria, con il quale in un più ampio programma di assistenza e protezione sociale che coinvolge i militari del corpo. Le fiamme gialle calabresi, quotidianamente impegnate per assicurare la legalità e la sicurezza economica e finanziaria del Paese a vantaggio di tutti i cittadini onesti, offrono il proprio concreto e fattivo contributo anche a quanti meno fortunati vedono la propria sopravvivenza legata proprio alla disponibilità di sangue, ricordando che donare il sangue è un atto di solidarietà umana che ogni giorno salva moltissime vite. Inoltre, all'esito di una raccolta fondi fra i Baschi Verdi, sono stati donati generi alimentari di prima necessità alle parrocchie Sacro Cuore di Gesù e Regina Pacis, sempre di Reggio Calabria, che tramite la Caritas diocesana hanno distribuito alle famiglie più bisognose ed in difficoltà. La Guardia di Finanza è una grande famiglia composta da donne e uomini fortemente motivati, pienamente consapevoli di essere chiamati. A salvaguardare interessi fondanti della collettività, desiderosi di corrispondere sempre al meglio alle altissime aspettative che le istituzioni e tutti i cittadini ripongono proprio nel corpo della Guardia di Finanza e nei suoi appartenenti, specialmente in un periodo in cui la diffusione del Covid-19 ha causato effetti negativi sul tessuto socio-economico. Per Teleionio, Bruno Cirillo. Crack finanziario della Skillachum nel catanzarese, in sei a giudizio. Scritture contabili tenute in modo tale da rendere impossibile risalire all'esatta consistenza del patrimonio. Omissioni nel fronteggiare la crisi economica finanziaria della Schillacium SPA, società a partecipazione mista per la raccolta dei rifiuti in molti comuni del basso Ionio Catanzarese con sede a Soverato, dichiarata fallita nel 2017. Il GUP del Tribunale di Catanzaro, Paola Ciriaco, ha rinviato a giudizio sei imputati tra amministratori componenti il CDA e il collegio sindacale della società, accusati di bancarotta. Si tratta di Luciano Costanzo, 60 anni, di San d'Aquino, vicepresidente del CDA e amministratore delegato. Rita Daniele, 49 anni, residente a Cardinale, sindaco della società dal 3 luglio 2012. Francesco Masciari, 55 anni, di Catanzaro, membro del Consiglio di amministrazione dal gennaio 2006 fino al fallimento. Giulio Erminio Moraca, 51 anni, di Soverato, presidente del Consiglio di amministrazione dal gennaio 2006 al 2015. Graziano Posca, 50 anni di cardinale, presidente del consiglio sindacale dal 9 luglio 2010 fino al fallimento. Giuseppe Talotta, di Monte Paone, sindaco effettivo della società dal 9 luglio 2010 al fallimento. Il GUP ha accolto la richiesta del sostituto procuratore Graziella Viscomi, a cui si è associata la curatela fallimentare, parte civile rappresentata dall'avvocato Gregorio Viscomi, mentre gli avvocati difensori Vincenzo Ioppoli, Angela Lagamma, Ivan Posca, Domenico Cortese, Massimo Emiliano Carnovale hanno chiesto in non luogo a procedere per i loro assistiti. Il processo inizierà il prossimo 10 dicembre davanti ai giudici del Tribunale Collegiale. Tutti gli imputati, secondo le ipotesi di accusa, avrebbero concorso a provocare il dissesto della Schillacium, astenendosi dal richiedere la dichiarazione di fallimento improprio, pur risultandosi dall'esercizio 2009 una grave situazione di indebitamento, pari a 7.787.368 euro ulteriormente aggravatesi nel corso degli esercizi successivi e sfociati in un irriversibile stato di crisi come attestato dalla situazione contabile del 27 settembre 2013, dalla quale risulta un patrimonio netto negativo per 7.214.970 euro, con debito dell'importo di 15.535.242 euro. Moraca, Costanza e Masciari si sarebbero astenuti dall'avviare la procedura di liquidazione della società e a fronte del conclamato stato di insolvenza di richiedere il fallimento improprio mentre Posca, Talotta e Daniele avrebbero omesso di sollecitare la necessità di predisporre rimedi volti a fronteggiare la crisi economico-finanziaria della società. Tutti e tre sempre secondo le ipotesi di accusa avrebbero tenuto i libri e le scritture contabili in maniera da non rendere possibile un'esatta ricostruzione del patrimonio e del movimento degli Affari per Tele Ionio Maria Caterina Sanso. Tesoro Calabria, gli ex candidati Militano e Primerano rispondono alle affermazioni di Tanzi. Pochi giorni fa, in occasione della visita a Satriano Marina, è stato chiesto a Tanzi cosa ne pensasse del ritiro delle candidature di Militano e Primerano. Lui ha detto: Sono persone che sono state colpite direttamente o indirettamente da indagini di De Magistris quando lui era PM. A noi questi fatti personali non interessano. Arriva oggi una nota congiunta di Primerano e Militano, i quali scrivono. Giussi Primerano e i problemi con Gianni De Magistris, scritto e diretto da Luigi Militano. Tralasciando l'evidente imbarazzo che è sfociato in una confusione tale da sbagliare i nomi, troviamo, paradossale, con riserva di tutelare i nostri diritti nelle sedi opportune, che il presidente di Tesoro Calabria, rilasciando l'intervista a Teleionio, andata in onda nella giornata dell'8 marzo 2021, parli di personalismi con argomentazioni prettamente personali, che hanno il chiaro obiettivo di diledere l'immagine altrui. Paradossale perché entrambi abbiamo sollevato questioni di ben altra importanza e fondatezza, noi abbiamo sollevato questioni politiche e quindi pubbliche. Lui ha preferito evidenziare false motivazioni. D'altronde, alla luce della personalità che è emersa con chiarezza negli ultimi tempi c'era da aspettarselo e questo non fa che confermare quanto da noi asserito in altre sedi. Se però ancora preferisce portare gli argomenti sul piano personale nonché intimo, non ci troverà impreparati. Carlo Tanzi non ha avuto ancora l'accortezza di chiarire l'accaduta ai cittadini. Intervenga nel merito di ciò che ha portato realmente al nostro abbandono, senza sgattaiolare nel comodo argomento i teoremi di De Magistris. Perché vuole a tutti i costi far credere che il problema sia De Magistris quando sa perfettamente di essere lui stesso il problema? O forse adesso è De Magistris ad essere un problema per lui? Ha forse pensato, come è già successo, di sorvolare sulle questioni da noi sollevate sperando che l'accaduto cada presto nel dimenticatoio? Invitiamo Carlo Tanzia ad imparare ad esprimersi pubblicamente, considerata la poltrona a cui tanto ambisce, a confrontarsi con noi in un dibattito pubblico, anche mediante una diretta Facebook se preferisce. Leggeremo insieme lo statuto del movimento e ci confronteremo sulla base dei contenuti in esso riportati. Entreremo insieme nel merito di ciò che è stato e non è stato fatto. Dubitiamo che possa accettare. Probabilmente non saprebbe quali argomentazioni usare a sua discolpa. Noi aspettiamo fiduciosi, sereni, chiari, limpidi e trasparenti. Noi. L'emittente televisiva Teleionio si rende disponibile nel caso in cui Carlo Tanzi voglia questo confronto. Per Tele Ionio, Maria Caterina Sanso. Ritorniamo a parlare della signora, alla fine arrivata al Pugliese in ambulanza. Intervento mancato dai sanitari dell'eli soccorso dell'ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro, che si erano alzati in volo intorno a mezzogiorno di ieri per prestare soccorso ad una donna colpita da ischemia cerebrale. L'Elia ambulanza è atterrata regolarmente, come al solito, sul manto erboso del Foresta, area designata per questo genere di intervento per prestare le cure alla donna residente nel quartiere Cona. La chiamata è raggiunta dai colleghi del suo 118 che in ambulanza avevano provveduto a prestare le cure alla sventurata pensionata qualcosa comunque para non abbia funzionato perché l'elisoccorso è tornato alla base senza paziente e per questo motivo è stata trasportata in ambulanza all'ospedale della città capoluogo il mancato trasbordo è stato causato dal fatto che l'anziana colpita da ischemia non era stata sottoposta al tampone molecolare e per questo motivo la decisione dei medici di farla rimanere a terra il protocollo sanitario stando ai medici prevede appunto che gli ammalati per essere trasportati in devono essere sottoposti al tampone anticovid ma alla donna non è stato possibile effettuarlo perché l'interesse dai sanitari che per primi l'hanno soccorsa nella sua abitazione di Via Cona si è spostato tutto sulle condizioni generali dell'anziana che è rimasta priva di sensi ed ha allarmato non solo dei familiari conviventi ma anche i vicini di casa. Ieri mattina davanti al cancello d'ingresso dello stadio comunale Foresta si è radunata la solita folla di gente. La scena del mancato intervento dell'elisoccorso è stata seguita in maniera incredula dagli stessi. Interrogativo d'obbligo in questo caso soprattutto quando si tratta di minuti decisivi per rendere tempestivo il soccorso a quelle persone che si trovano ad essere come è capitato all'anziana di Viacona in gravi condizioni si tratta pur sempre di un evento vascolare che provoca danni al cervello e dove l'intervento dei medici deve essere immediato Altro punto riguarda il fatto che la presenza dell'elisocorso nel centro delle preserve avrebbe potuto impedire un altro soccorso, più o meno grave rispetto a quello della donna che poi è stata ricoverata in ospedale in ambulanza. Probabilmente è mancato il coordinamento tra le strutture che hanno competenze specifiche per quanto riguarda le emergenze e urgenze sul territorio provinciale. Sarà sfuggito qualche passaggio importante previsto nei protocolli sanitari che ha generato il malinteso, anche se a rimediare al fine sono stati i sanitari della postazione del 118 della Casa della Salute. Sulla situazione Covid a Chiaravalle sentiamo in merito il sindaco Domenico Donato. Sì, noi ad oggi siamo ad otto positivi accertati dal Dipartimento di Prevenzione. Nella serata di ieri abbiamo avuto la, una nuova segnalazione di un caso di positività al tampone rapido. La persona interessata al momento è in isolamento in attesa del tampone molecolare. Ecco guardate, io sono sindaco di Chiaravalle e qualunque azione che io porto avanti sono delle azioni sempre e solo a tutela, e continuerò sempre a dirlo, di tutti i cittadini. Qualunque azione. E il sindaco deve assumersi delle responsabilità, perché ha delle responsabilità, a tutela dei cittadini tutti. Nell'emissione delle ordinanze, nelle forme di precauzione, preventive. Nelle adduzioni di eventuali chiusure di scuole. E qualunque provvedimento che noi fino ad oggi abbiamo assunto è stato sempre solo mirato a questo e continueremo sempre a farlo. Noi domani faremo dei tamponi alla scuola dell'infanzia e alla scuola materna di Pirivoglia. C'è un caso ancora dubbio di positività, ma non possiamo perdere tempo, non possiamo. Aspettare che ci sia la certezza della positività di un collaboratore scolastico per poter sottoporre a controllo tutti i nostri ragazzi. Mi sono subito attivato, grazie anche alla dirigente scolastica, e abbiamo previsto per la giornata di domani 44 tamponi ai ragazzi dell'infanzia, ad una classe della scuola primaria e ai docenti, al personale ATA di quelle, di quelle due scuole. Ecco, vedete. Qualunque azione io continuo sempre a svolgerla, che, che ne succeda sul territorio, che, che se ne voglia anche a, a cercare di bloccare la mia attività, non lo farò mai. Io fino a quando resterò sindaco agirò sempre con le possibilità che ho, con ordinanze tali da poter salvaguardare il mio territorio. Se non lo faccio, rischiamo la fine di tanti altri comuni, tanti comuni oggi calabresi, zona rossa. Quindi, se devo anticipare ordinanze, se devo assumere ordinanze, continuerò a farlo sempre a tutela di tutti quanti i miei concittadini. Perché è questo il ruolo che un sindaco ha. Se qualcuno non lo ha capito, qual è il ruolo del sindaco, che se ne stia tranquillo, che se ne stia zitto e che ci faccia lavorare serenamente. Positività fra gli alunni. A Borgia richiudono le scuole medie. Neanche il tempo dell'annuncio del rientro in presenza che a Borgia si chiude nuovamente. Come anticipato per le vie brevi, alla dirigente scolastica, fa sapere il sindaco Elisabeth Sacco, a seguito di una positività al Covid-19 riscontrata ieri attraverso il tampone rapido tra gli alunni frequentanti la scuola secondaria di primo grado di Roccelletta, in attesa di avere la conferma della positività attraverso il tampone molecolare, è considerato che diversi insegnanti della scuola secondaria risultano svolgere. Il loro servizio in più classi sia del plesso di Roccelletta che di quello di Borgia Centro al fine di limitare il possibile contagio e tutelare la salute di alunni, docenti e personale scolastico, sto predisponendo l'ordinanza sindacale di sospensione delle attività didattiche in presenza per le due scuole secondarie di primo grado presenti sul territorio comunale di Borgia a partire da oggi fino a sabato prossimo. Sacco aggiunge il responsabile scolastico sulla sicurezza ha comunicato che tutti i plessi nei quali riprenderà la didattica in presenza per effetto della sospensione dell'ordinanza regionale numero 11/2021 prima della riapertura sono stati sanificati. Poi conclude siamo in attesa di disposizioni da parte dell'ASP di Catanzaro e si attende l'ordinanza. Per Teredionio Lorena Pallotta Contagi a Viali Sonso a Catanzaro, allarme di Costanzo. Sulla preoccupante diffusione dei contagi in alcuni quartieri a sud della città interviene il consigliere comunale Sergio Costanzo, fare per Catanzaro, che reclama con forza innanzitutto un più attivo interessamento del sindaco Abramo e poi pone un problema di competenze. Una situazione, scrive Costanzo, che è comprensibilmente desta enorme preoccupazioni tra i cittadini catanzaresi, ma a quanto si appare non allerta più di tanto le istituzioni preposte. Ho chiesto tramite PEC all'Aterp di procedere alla sanificazione degli edifici interessati. Mi è stato risposto che l'azienda non ha possibilità di interessare un'impresa specializzata con competenze specifiche in questo nuovo campo. Quindi non è competenza dell'Aterp, non è competenza dell'ASP, non è competenza del Comune. A chi dunque spetti il compito di sanificare il quartiere? Questa è la fotografia attuale della situazione. Il focolaio Covid-19 sviluppatosi nella comunità Rom in via Lison sta assumendo dimensioni preoccupanti. Al momento sono 28 i casi positivi accertati, mentre numerose risultano le persone poste in quarantena. Sono comunque in corso le analisi di altri tamponi molecolari e si sta valutando l'ipotesi di istituire un'apposita zona rossa, anche se questo provvedimento, secondo l'ultimo decreto ministeriale, rientra nelle competenze della Regione. In piedi resta l'alternativa del Covid Hotel per i soggetti posti in quarantena. La presenza del focolaio ha allarmato anche la curia che ha deciso, considerato il rischio di chiudere fino al 15 marzo, a scopo precauzionale, la parrocchia di Santa Maria della Speranza, situata al centro del quartiere, sospendendo tutte le attività liturgiche e pastorali. Per Teleionio, Salvatore Condito. Serra, le scuole superiori non riaprono. Sul Tarre e sul Presidente Spirli, alla fine, la spunta è il sindaco Alfredo Barillari, il quale con un'ordinanza emessa nel pomeriggio di ieri ha bloccato la riapertura delle scuole superiori. L'aumento dei contagi sul territorio provinciale, evidenzia Barillari e in particolare nei comuni limitrofi, ci spinge ad essere prudenti e ad adottare misure di prevenzione. Secondo l'antico proverbio che recita la prudenza non è mai troppa, il primo cittadino, valutando bene quello che succede tra le mura della sua cittadina, ha sulla sua decisione. Considerata la situazione attuale e sentito il dirigente scolastico dell'Istituto Superiore in Audi, ha precisato Barillari, è stata emanata un'ordinanza di sospensione dell'attività didattica fino al 20 marzo, al fine di concludere i tracciamenti in essere che interessano alcuni studenti residenti in altri comuni. Nei giorni precedenti infatti sono stati proprio gli studenti provenienti da altri comuni che hanno fatto registrare alcuni casi di positività nelle scuole locali. Pertanto il Sindaco aveva iniziato un'azione di monitoraggio condotta con la collaborazione dei medici di base. Tale monitoraggio ha consentito di rilevare alcuni casi sospetti sui quali si stanno effettuando i relativi tamponi. Le scuole del primo ciclo invece riprenderanno in presenza. Al momento tutte le persone su cui grava qualche sospetto di infezione sono isolate. Con la stessa ordinanza inoltre il sindaco ha sospeso lo svolgimento del mercato settimanale nelle giornate di giovedì 11 e giovedì 18 marzo. Padola sospese le attività didattiche della scuola media fino a sabato. Attività didattiche in presenza sospese fino a sabato per gli studenti della scuola secondaria di primo grado di Spadola. La decisione è cristallizzata nell'ordinanza del sindaco Cosimo Damiano Piromalli che, preso atto del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e del recente incremento dei casi di contagio da Covid-19 in diversi comuni limitrofi, taluni classificati come zona rossa, ha scelto la via cautelativa. Il primo cittadino ha disposto che il dirigente scolastico dell'istituto comprensivo tenga informati gli uffici comunali competenti circa notizie di eventuali casi di positività e faccia effettuare prima della riapertura la sanificazione del plesso ospitante la scuola secondaria di primo grado. Intanto a San Nicola da Crista le persone positive sono salite a 26. Per Teleionio, Lorena Pallotta. Ed ora ci fermiamo per una breve pausa. A tra poco. Covid. Nonostante la decisione del TAR, cinque sindaci del Crotonese richiudono le scuole. Cinque sindaci del Crotonese hanno disposto la chiusura delle scuole nei loro territori nonostante il decreto con il quale il TAR ha annullato l'ordinanza del presidente facente funzioni della Regione Nino Spirli sulla sospensione delle lezioni scolastiche. Considerato che proprio nella stessa giornata la Regione ha comunicato nel bollettino giornaliero che nella provincia di Crotone ci sono 52 nuovi contagi da coronavirus, i primi cittadini di Petilia Policastro, Rocca di Neto, Rocca Bernarda, Scandale e Cotronei si sono assunti la responsabilità di disporre la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nel territorio comunale ed attivare la didattica a distanza a Petilia Policastro il sindaco Amedeo Nicolazzi ha ordinato la chiusura dal 9 al 21 marzo stesso periodo temporale anche a Rocca Bernarda come disposta dal sindaco Nicola Bilotta per Teleionio Maria Caterina Sanso Capistrano sfida il tarre e tiene chiuse le scuole, troppi casi nella vicina San Nicola da Crissa il comune di Capistrano sfida i giudici amministrativi e tiene chiuse le scuole, allineandosi di fatto sulle posizioni del presidente facente funzioni della regione Calabria, Nino Spirli, che proprio oggi ha subito la bocciatura del suo provvedimento. La decisione, adottata con un'ordinanza comunale, è stata annunciata dal sindaco Marco Pio Martino, che si è detto contrario alla decisione del Tar Calabria. Credo che la situazione sia preoccupante", ha affermato il sindaco. "Ci vuole attenzione. Riserviamo massima attenzione alla salute dei nostri bambini. In virtù di quanto sta accadendo e dei numerosi contagi da Covid-19 nella comunità vicina di San Nicola da Crissa, visti gli innumerevoli rapporti di parentato tra le due comunità e non essendo ben circoscritto ancora oggi il focolaio di San Nicola, abbiamo deciso in via precauzionale di chiudere i plessi scolastici per ogni ordine e grado sino al 13 marzo 2021. Attendendo l'evoluzione della situazione di contagio. Per Teleionio, Lorena Pallotta. Covid-19: scuole chiuse a Soverato e Sadriano. Due maestre positive al Covid-19 dell'asilo Largo Cardillo, collocato a Soverato Nord. Ad annunciarlo è il sindaco Ernesto Alecci. Attivate tutte le procedure. Nei prossimi giorni saranno effettuati i tamponi per i 18 bambini. All'acquario sono stati effettuati i primi test dei familiari e dei soggetti fragili. Sei sono risultati positivi. Alla luce di questi risultati, il sindaco ha deciso di non aprire le scuole fino a quando il quadro non sarà più chiaro. Anche a Satriano, comune limitrofo a le scuole non rimarranno chiuse a seguito di apposita ordinanza del primo cittadino. Per Tele Salvatore Condito. Caos Scuole Fiorita, Regione allo sbando, Catanzaro batton colpo. Nei giorni in cui a tutte le istituzioni si chiede il massimo sforzo di serietà e progettualità per superare l'emergenza Covid-19, la Calabria e il suo capoluogo sono costretti a subire ancora una volta l'improvvisazione della classe dirigente. Lo afferma in una nota stampa Nicola Fiorita. Mentre il governatore Antonino Spirlisi si legge, trascorre il suo tempo sui social interrogando Facebook per motivare le sue decisioni in materia di chiusura delle scuole, il latare della Calabria continua a ribadire che viceversa le aule devono rimanere Aperte. costringere tutti gli studenti calabresi alla didattica a distanza è una scelta difficile e dettata certamente da una genuina preoccupazione della terza ondata non è Indubbio il travaglio, anche se emotivo, che sta alla base di un atto di tale importanza. Ma le motivazioni con cui il TAR boccia Spirlì fotografano un'imbarazzante azione amministrativa fondata sull'incapacità di analisi oggettiva. Non si rinviene nell'ordinanza impugnata, scrive il Tribunale amministrativo, una specifica istruttoria volta a stabilire... Se quali e quanti contagi abbiano in concreto interessato le scuole calabresi. Forse Spirli prosegue la nota, crede che per sospendere un diritto essenziale come quello allo studio sia sufficiente incassare qualche like e non ravvisa la necessità di argomentare e invece occorrono dati certi, dialogo con le professionalità che pure non mancano nel complesso sistema sanitario calabrese e capacità di analisi. Sostenere con dati scientifici la decisione di chiudere gli studi scolastici ogni ordine e grado sarebbe stato fondamentale per non gettare nel caos un intero sistema fatto di docenti e dirigenti scolastici, di famiglie e studenti. Costoro continuano a essere privati del diritto di programmare una quotidianità già segnata dalla pandemia. Non si può vivere alla giornata quando si parla di formazione e istruzione. I calabresi meritano rispetto. Per Teleionio, Salvatore Condito. Ferie cancellate agli infermieri del Catanzarese e bufera. La richiesta di rinunciare in piena pandemia poteva essere compresa, ma quella di rassegnarsi e non usufruirne mai ha messo sul piede di guerra gli infermieri e il personale sanitario dell'intera provincia di Catanzaro. In ballo ci sono le ferie mai calendarizzate da chi è stato chiamato in trincea per fronteggiare l'emergenza Covid, per poi vedere cancellato un diritto senza alcuna spiegazione. Almeno questo è quanto affermato dal sindacato Nursind, rappresentato da Filippo Forti, infermiere in servizio all'interno dell'ospedale di Soverato, che in una missiva indirizzata al commissario straordinario dell'ASP di Catanzaro, al direttore sanitario aziendale e del presidio ospedaliero, mette nero su bianco la sua indignazione. In qualità di rappresentante sindacale, spiega Forti, e di dipendente all'interno dell'ospedale di Soverato, ho preso atto del report orario del mese di gennaio 2021, da cui si evince che le ferie maturate nel 2020 e pregresse sono state cancellate a tutti i dipendenti senza alcuna comunicazione. Il problema è che però noi non abbiamo potuto richiederle neppure nell'anno passato, questa a causa di un blocco imposto per non lasciare vuoti i reparti ospedalieri. C'è chi aveva ancora pochi giorni da calendarizzare, spiega il rappresentante sindacale, ma anche chi aveva da scontare oltre 30 giorni residui. C'è stato chiesto un sacrificio, continua Forti, considerando che il personale era sottodimensionato e che il blocco imposto non ci permetteva permetteva di usufruire dei giorni di ferie nel periodo in cui l'avremmo voluto. La normativa ci permetteva di recuperarle entro giugno dell'anno successivo, ma oggi tutto ciò ci viene negato. I primari dei reparti avevano avuto rassicurazioni che i giorni sarebbero stati reintrodotti in questo mese, ma dal nuovo report nulla è cambiato. Chiediamo a questo punto il reintegro delle spettanze nei prossimi repiloghi, una vicenda, quella denunciata, che coinvolge diverse figure sanitarie e che si è presentata anche in altre zone d'Italia. I posti letto in molte strutture sono aumentati, ma la pianta organica non è variata e mentre a marzo del 2020 la situazione di emergenza ha portato il personale a lavorare senza indugio, i mesi successivi avrebbero permesso di smaltire le ferie pregresse. Il risultato è che una situazione di stress se ne è aggiunta un'altra, aggravata dalla mancanza di comunicazioni. Nell'albo pretorio non abbiamo visionato, continua forti, né determine né delibere, né comunicazioni relative a quanto sarebbe accaduto. Abbiamo subito una decisione d'ufficio senza avere neppure la possibilità di contestarla. Vorremmo delle delucidazioni, ci sono infermieri che coprono anche più di due reparti e per loro soffrire delle ferie è più complicato rispetto a chi lavora in un solo reparto. Al danno ora si è aggiunta la beffa, una questione delicata che incrocia il diritto al recupero psicofisico e la possibilità di operare in sicurezza in un ambiente in cui è più che in altri fondamentale farlo, per non abbassare la qualità del servizio offerto ai pazienti. A Chiaravalle il progetto Ci vediamo al Caffè. Si è tenuto presso la sala consigliare del Comune di Chiaravalle Centrale un tavolo tecnico sul progetto Ci vediamo al Caffè, che mette a disposizione un punto di ascolto gratuito a supporto dei familiari e di coloro che si prendono cura delle persone con malattie di Alzheimer o altre demenze, organizzato dall'assessore ai servizi sociali Bruno Antonio Santoro. E oggi è una giornata particolarmente importante perché abbiamo attivato questa nostra ehm, invito ai sindaci del comprensorio per far partecipare appunto, attraverso i sindaci le loro comunità a quello che è il progetto eh, Ci vediamo al caffè, che ci è stato proposto dal Presidente Nella Sodano dell'Associazione Raggi e che come punto di ascolto è stato attivato da dicembre nel nostro territorio. È, un, è stato un invito che ha visto i sindaci aderire e quindi hanno dimostrato una grande sensibilità. Il progetto si rivolge alle persone con demenze, soprattutto alle loro famiglie, quindi è stato attivato questo punto d'ascolto qui presso il comune di Chiaravalle e che è, ha proprio l'obiettivo di e dare delle, un supporto concreto, gratuito alle famiglie e oggi l'incontro prevede la possibilità attraverso i sindaci di farlo conoscere, come dicevo, alle loro comunità, quindi renderlo fruibile a tutto il circondario eh, in modo tale che chiunque eh, che vive queste patologie o le loro famiglie possono rivolgersi al nostro punto di ascolto. A fare gli onori di casa il sindaco Domenico Donato, che dopo aver ringraziato i presenti per la partecipazione, ha fatto un breve excursus sulla necessità e l'utilità del suddetto servizio nel nostro territorio. Oggi è avvenuta una, una riunione per quanto riguarda eh, l'esposizione, quindi l'informazione di quello che sta succedendo a Chiaravalle. Abbiamo parlato dello sportello per la demenza, è un qualcosa di fenomenale. È un qualcosa che riguarda al momento cinque comuni della Regione Calabria, ma è un progetto che guarda anche fuori regione. Un progetto finanziato da un gruppo bancario del nord e che sta dando grandi risultati. Grandi risultati perché? Perché i nostri tre operatori, la dottoressa Gioita, Moroniti, Merante, hanno iniziato questa attività a Chiaravalle dove riescono ad entrare nelle famiglie e dare... Aiuto, sostegno, riescono ad eliminare quello stato di solitudine che le famiglie vivono. Quindi, non è solo destinato questo progetto ai malati, ma è anche destinato ai familiari perché si vive un dramma. Sono gente che vivono da soli, abbandonate a se stessi. E invece è importante poter intervenire e far capire che non sono da soli. Ieri si è stata, nello svolgere questa riunione. Che cosa è servito? È servito un'informazione un di quello che si sta facendo, le attività che si stanno portando a compimento, la formazione, ed è importante quindi coinvolgere tutti i sindaci, coinvolgere tutte le associazioni affinché ci sia una divulgazione di questo tipo di attività sul nostro territorio. Vedete, è un'attività che il Comune di Chiaravalle ci ha creduto dalla prima ora e che sta portando avanti. E i risultati sono dei risultati meritevoli che danno sostegno e aiuto a tutte le famiglie. A seguire l'intervento della responsabile del progetto, nonché Presidente dell'Associazione Raggi, Elena Sodano. Eh, le nostre iniziative progettuali sono veramente tante perché sono tutti quei progetti che dal, presentati nel 2019 eh, stanno adesso prendendo corpo. Uno fra tutti, e eh, lo voglio dire perché è una, una iniziativa molto importante, è il progetto Badiamo con Cura dove noi offriamo gratuitamente eh, un corso di formazione di ben 60 ore a tutte quelle persone che vogliono eh, iniziare a lavorare nella relazione di cura con le persone con le demenze. Quindi a questo corso si possono iscrivere gratuitamente tutte queste persone eh, che avranno eh, la possibilità proprio di essere formate. Quindi questo è un, un progetto importantissimo che riguarda tutte le persone della provincia di Catanzaro che vogliono iniziare questo percorso di cura. E diciamo che uno dei progetti più importanti è un progetto che eh, sta perdendo corpo perché noi realizzeremo eh, in progetto. Provincia di Catanzaro la prima casa paese solo ed esclusivamente per le persone con demenza è un progetto molto ambizioso eh, che naturalmente potrà essere replicato in tutti in tutte le zone che lo vorranno, eh, diciamo che questo progetto è un'apripista, ma eh, sicuramente insomma, è uno di quei progetti che può essere anche eh, replicato. Eh, Chiaravalle è una di quelle zone che, a nostro, nostro parere, visto anche la vicinanza della Casa della Salute, può diventare un polo proprio per queste persone e noi siamo qui proprio per dire che eh, lo sportello ascolto può anche avere una dimensione più ampia per le persone con le demenze. si Al tavolo tecnico hanno presenziato i sindaci e gli amministratori del comune di Argusto, Cardinale, San Vito e Torre di Ruggero, la delegata della Casa della Salute e i rappresentanti dell'associazione Hauser-Avis, CVS e Wildem. L'incontro ha avuto come fine quello di condividere obiettivi, quale la tutela del benessere globale, delle persone con demenza e delle loro famiglie, promuovere e realizzare sul territorio servizi a loro rivolti per contrastare l'isolamento e quindi migliorare la qualità della loro vita all'interno della comunità. Comunità, favorendo il principio cardine dell'isolamento sociale. Allora, noi abbiamo aperto lo sportello il 2 dicembre, il martedì 2 dicembre, e abbiamo sin da subito cercato di costruire una rete all'interno del territorio coinvolgendo tutte le risorse presenti. Quindi abbiamo coinvolto eh, il responsabile della Casa della Salute, i medici di base, gli specialisti che operano nel territorio, ma anche infermieri, conoscenti e, e amici. Considerando l'arco temporale di riferimento caratterizzato dalla pandemia, siamo riusciti ad incontrare e a supportare un discreto numero di, di famiglie. E purtroppo ci andiamo a scontrare con un retaggio culturale molto difficile da scalfire. Le persone, pur trovandosi in situazioni di difficoltà, tendono a non chiedere aiuto. Questo può essere dovuto a diversi motivi. E molti di loro ci raccontano che ormai si sono abituati a vivere in una società in cui non vi è attenzione ai bisogni dell'altro. Altri invece sostengono di aver chiesto aiuto e di non aver trovato alcuna risposta. Eh, si tende poi a generalizzare questa esperienza e per paura di un ulteriore rifiuto si tende a, a cercare di cavarsela da soli. Questo isolamento genera uh, un eccessivo stress, una frustrazione uh, con il rischio di burnout. Quindi è necessaria la collaborazione di tutti per riuscire a individuare e sostenere uh, più famiglie possibili. Fin Calabra, Pitaro del gruppo misto, revocare la nomina del Presidente avvenuta senza selezione. La Regione revochi in autotutele per evitare contenziosi da cui possono derivare responsabilità anche contabili la nomina del Presidente di Fincalabra fatta a gennaio senza alcuna selezione pubblica. Si tratta, afferma ancora il Consigliere regionale Francesco Pitero, di una società in-house della Regione che ha tra le priorità strategiche lo sviluppo del sistema produttivo e delle piccole e medie imprese, un ente da cui la Calabria si aspetta molto, soprattutto in questo frangente. Bocciato il bilancio dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio. Edesima bocciatura per i conti dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio che ha incassato la non approvazione dei bilanci d'esercizio 2018 e 2019 dai commissari ad Acta Longo. Tra, i tra le principali criticità riscontrate nei due decreti adottati nei giorni spiccono soprattutto le perdite d'esercizio. Nel primo decreto si evidenzia che il bilancio d'esercizio 2018, riformulato dall'azienda ospedaliera Pugliese Giaccio di Catanzaro, presenta una, una perdita pari a 23.135.000 euro, prima formulazione euro, e 20.469.000 euro, in misura maggiore rispetto all'anno precedente dell'anno. 2017 12.930.257 euro a fronte del risultato meno 5.781.000 euro del bilancio di previsione. La perdita d'esercizio rapportata alle risorse assegnate evidenzia la mancata coerenza con gli obiettivi dell'equilibrio economico-finanziario. Inoltre, con riferimento al bilancio 2018 dell'azienda pugliese Ciaccio di Catanzaro, è stato riscontrato dalla struttura commissariale, si legge ancora nel decreto, il mancato rispetto del disposto sul contenimento della spesa consulenze finanziarie e non sanitarie. Inoltre, l'azienda ospedaliera Catanzarese non ha operato nel rispetto delle disposizioni sul contenimento della spesa per il personale. Anche il collegio sindacale, con la relazione allegata al verbale del 18 settembre 2019, numero 11, ha espresso parere non favorevole al documento contabile esaminato dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio. Per entrambi i bilanci comunque entro 30 giorni l'azienda deve rivisitare la procedura degli ammortamenti, motivare la variazione sugli affitti attenti imputate nei ricavi e soprattutto superare gli altri rilievi mossi dai revisori e quelli contenuti nella delibera della Corte dei Conti numero 18 del 2021 per Tele Ionio Salvatore Condito, Regionali. Il deputato Ferro, se mi proponessero la candidatura governatrice, accetterei. Un'orgogliosa Terrona, come non direbbe mai, no a un'opportunità di questo genere. Mi sento calabrese fino al midollo e per me è stato un importante sogno che magari rimarrà nel cassetto, ma che sicuramente non rifiuterei. Così la deputata di Fratelli d'Italia, Vandaferro, risponde in diretta a Facebook in ordine alla possibilità di una sua candidatura come governatrice della Calabria nel caso in cui dovesse modificarsi l'attuale stato di cose, che vede Forza Italia chiamata ad indicare il candidato presidente. Il nome è sempre quello di Roberto Chiuto, anche se non è ancora arrivata l'ufficializzazione, e con il rinvio delle regionali gli scenari potrebbero mutare. Ma a dire mai in politica, dice Van de Ferro, non credo ci siano le condizioni. Fratelli d'Italia ha sempre dimostrato di mantenere gli impegni e lo faremo sia per le regionali che per gli altri centri chiamati al voto. La scelta spetta a Forza Italia perché Ione Santelli purtroppo non ha potuto completare il mandato. Spero ha proseguito che il tavolo centrodestra si riunisca nel più breve tempo possibile in maniera di poter cominciare subito il lavoro sulle liste. Che devono essere importanti e qualificate. A tal proposito, Vandaferra ha formulato i suoi auguri di buon lavoro al neo coordinatore regionale di Forza Italia, Giuseppe Mangelavori. Serviva un coordinatore anche per cominciare a stare intorno a un tavolo come forze di centrodestra. Voglio ricordare che si voterà, oltre che a livello regionale, anche in importanti centri. In ordine poi alle tante adesioni che si registrano in Fratelli d'Italia, compresa quella dei big del calibro dell'eurodeputato Vincenzo Sofo, proveniente dalla Lega, la commissaria regionale ha ribadito, guardo sempre con attenzione i passaggi che avvengono quando ci sono buoni sondaggi, così come adesso per Fratelli d'Italia, dato sopra il 17%. Credo che vadano fatti percorsi di di militanza prima di tutto. Per Teleionio Salvatore Condito. Forza Italia nomina Mangia Lavori coordinatore regionale. Silvio Berlusconi si è accorto che in Calabria Forza Italia da tempo è senza una guida. La compianta Iole Santelli era infatti coordinatrice regionale mentre suo vice era Mimmo Tallini che si era dimesso da loro dopo l'inchiesta Pharma Business. Una circostanza che non poteva durare oltremodo a lungo, visto che in Calabria prima o poi si dovrà pur votare per la regione. Così ieri il Cavaliere ha deciso di mettere mano al partito da queste parti e ha nominato il senatore vibonese Francesco Mangialavori nuovo coordinatore regionale. Suo vice sarà il deputato reggino Francesco Cannezzaro. I soliti boatos dicono che tutto rientra in un accordo più generale che dovrebbe portare il cosentino Roberto Chiuto alla candidatura alla presidenza della regione. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni, visto che di tempo fino alle elezioni ce n'è abbastanza. Complimenti per la nomina sono arrivati dal sindaco di Vibbo, Maria Limardo, che pure era predicato in una candidatura a governatore che sembra oggi definitivamente tramontata. Auguri a Mangialavoro e Canninzaro, sono arrivato un po' da tutti i vertici. Del partito. Assumo l'incarico di coordinatore regionale di Forza Italia Calabria con gioia, rispetto e grande senso di responsabilità, ha dichiarato a Caldo il Senatore. Dopo i ringraziamenti di Rito, Berlusconi e Tajani, un pensiero mangia lavori, lo rivolge anche alla regionale. Sento di rivolgere un pensiero particolare al gruppo dirigente regionale di Forza Italia, ai deputati, ai senatori, ai consiglieri regionali, ai sindaci e ai tanti amministratori locali. Ci aspetta un lungo cammino comune e sono sicuro che ognuno di noi saprà dare il proprio contributo per la crescita del nostro partito e della nostra regione. Per Teleionio, Salvatore Condito.